Cioè, ho paura. Di cosa? Lo sai. Non ero sicura, ma adesso l'ho capito. Ho capito cosa vuole fare tuo padre. Tu non hai capito niente. Non è vero. Qua non ci sono. Non è che li hai lasciati a casa. Ma staranno in macchina, no? Virginia, vai a prenderli. Se ne è così sicuro, perché non ci va lui? Stai zitta, cuccia. È un'ora che ti cerco. Pronto, chi è? Mark Henry, l'uomo più... Ah, Chiara, sei tu, come va? Con un big boot. E ora eccoci. No, 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 dimmi, dimmi, non ti preoccupare. E quando arriveresti? Armando Alejandro Estrada. Ah, sì, no, fra 2 giorni va benissimo. Sì, io li faccio preparare in tempo. Ma sì, stai tranquilla. E tanto sarete a casa per l'ora di cena, no? Chi? Sì, aspetta, ora te la chiamo, eh. Tania! C'è tua madre al telefono! Tania!
Va a prendere la macchina. La macchina. Andiamo, Luca! Luca, e lascia perdere, andiamo! Siamo usciti presto e non ho voluto svegliarti. Comunque sta meglio. Di un momento. Ma se alla tartaruga gli si rompe il guscio, continua a vivere ancora o muore? Cosa? La tartaruga, con il guscio rotto, come fa? Ma il guscio non si rompe mai, resiste a tutto. È duro. Sei sicura? Va a vedere il gallo che sta nella macchina.
Voi siete malati. Tu, tua madre, tuo fratello. Ma almeno dimmi perché. Ti sei lavata bene. E tu, Tania? Ti diverti rinchiusa in quel camper? Lo sai che questa mattina ha telefonato tua madre? Non mandavo di parlarci. Me ne sono accorta. Che voleva mamma? Ci va a restare fino a lunedì? No, viene a prendervi dopodomani di sera. E tu, Luca, vai via con loro per qualche giorno. Un po' di vacanza ti farà bene. Gliel'hai detto tu di venire a prenderci. Io da qui non me ne vado. Non voglio lasciarvi soli. Sì, sì, non voglio lasciarci soli, ma poi te ne stai sempre rintanata in quel camper. Che oltretutto è rotto da un anno. Oh, grazie di averselo ricordato. È vero, la batteria non funziona. Non funzionano le luci. In questo posto non funziona niente. Ci penso io al camper. Dopo però, se ne ho voglia. Pensi non farcela? Dimmelo. Dobbiamo stare uniti ora più che mai. Per me è difficile. Wanda. Wanda. Non lo capisci in che situazione siamo? Io vorrei essere come te, ma non ce la faccio. Thank you.
Cosimo! Testa di cazzo, lo capisci o no, eh? Lo capissi? Dove ho sbagliato? Che vuoi che ti faccio i complimenti, eh? Cosa cazzo pensavi di risolvere? Niente. E allora te ne stavi zitta. Non è così che lo curi. Io ho soltanto detto la verità. Dopo cena andiamo a preparare i galli per domani. Meglio fare tutto di notte, è più sicuro. E lo dici solo adesso? Perché qual è il problema? Che non lo sapevo. Comunque ci andiamo da soli. E con chi se no? A meno che tu non voglia che venga anche tua sorella. Io non voglio nessuno, lo sai.
vattene. Come ti senti? Torna in casa, non toccarmi. Guarda che se continui così, quest'inverno ti rimettono in clinica. Chi l'ha detto? Posso restare qui con te? Perché ci siamo fermati qui? È questo il posto. Ma non c'è nessuno. Che ora sono? Le 11. E allora ancora presto. Credo che bisognerà aspettarli.